Tu hai voluto, tu o non so chi, avete voluto Giovanni Trambusti, perché? Perché io quando l'ho visto ho detto, ecco, quello è quello che almeno mi dà la forza di poter obiettare quelli che all'inizio mi attaccavano, tipo Open, tutti gli altri sconvolti, che mi attaccavano sui dati. E allora alla fine ho trovato un ingegnere che ha salvato 4 milioni di dati Istat, ha dovuto creare un programma apposta, e è venuto appunto per farci vedere i suoi dati che abbiamo per Giovanni farlo vedere. Trambusti, vieni Giovanni. Allora, Allora, tanto c'è Giovanni, il microfono. aspetta, dagli il tuo microfono, dagli un microfono. Vieni qui Giovanni, no, ma altrimenti gli passo il mio. Allora Giovanni, la prima domanda è questa. Da Giovanni, piccolo ti bullizzavano? Beh, qualche volta sì, ma non per quello che faccio ora, No, insomma, no, ma per altri perché motivi. tu per salvare 4 milioni di dati Istat devi aver avuto qualche problemino? Allora, no, li ho salvati perché altrimenti morivano tutti, insomma. Cioè, cosa vuol dire salvare i dati Istat? No, vabbè, allora, Istat mette a disposizione pubblicamente i dati, si possono scaricare anche facilmente dal loro sito. Il problema è che nessuno lo fa, cioè diciamo questi dati, pur essendo pubblici, nessuno li scarica per elaborarli e farli vedere. Io ho fatto quello che mi sembrava mancasse. Ecco. Bene, Silver, tu guardando il suo lavoro ti ha aiutato? Moltissimo, moltissimo, Perché? perché praticamente ha avvalorato io quello che dicevo e che mi attaccavano i false crackers che dicevano, ho detto, ah, c'hai i dati falsi, i migliori li abbiamo noi, ognuno c'ha i dati suoi. Alla fine però, stranamente, quando abbiamo fatto le dirette, che abbiamo fatto vedere i dati, non dicono più niente, capito? Ah, Non di allora, stranamente non dicono più niente, non so quali perché. sono i dati, diciamo, più strani, chiamiamoli così? Allora, la narrativa ufficiale è cominciata subito con diffondere l'idea che questo fenomeno non era mai successo, cioè che si trattava di un episodio senza precedenti. E quindi mi sono chiesto, ma è vero? E lì mi sono accorto che c'era una divaricazione tra la narrativa ufficiale, diciamo televisiva mainstream, e la narrativa ufficiale, sempre ufficiale governativa, Istat, che dicevano due cose diverse. Abbiamo delle slide o li racconti Sì, solo? abbiamo delle slide. Sì, sì, Allora, sì. ecco, partiamo da questa. Ah, eccola lì, perfetto. Allora, non vorrei coprire la visione del pubblico. Allora, sostanzialmente, questa è la mortalità per tutte le cause degli ultimi 10 anni, cioè dal 2011 in poi. Notate che il picco di mortalità c'è nell'inverno, quelli sono i picchi di mortalità invernale. Notate che il picco Covid è sicuramente il più alto, io non sono qui per negare niente, però il picco del 2016-2017 è di dimensioni paragonabili, cioè è più o meno diciamo alto uguale. Quindi Addirittura superiore al 2020 e al 2021, sì, al 2021 e al 2022. allora 2021-2022 sicuramente, 2020-2021 è più alto di quello, ma quello più recente è stato un po' più lungo, quindi diciamo è morta un po' di gente in più. Ma indipendentemente da quello, la domanda che io mi sono posto è stata, se noi con un picco come quello del 2019-2020 abbiamo fatto tutto questo ambaradan, perché non l'abbiamo fatto nel 2016-2017? È quello. Quindi o abbiamo sbagliato ora o abbiamo sbagliato allora, una delle due, non Sì, c'è una via di mezzo. appunto. Guardiamo la slide successiva. Ecco, allora, questo lo potete trovare ancora, è pubblicato su quotidianosanità.it e si riferisce proprio all'inverno 2016-2017, cioè quello che era nel riquadro. E qui dice influenza, inverno killer tra gli anziani, il 42% dei decessi in più durante il picco rispetto alle attese. E poi, solo nella settimana picco a metà gennaio, si stimano 3.400 morti tra gli over 65 in più rispetto all'attese. Allora, se io prendo 3.400 morti e li divido per 7, perché erano i morti di una settimana, vengono 486 morti al giorno. Ora, nel 2016-2017 nessun altro regionale diceva, ah, stanno morendo, oggi ci sono morti 486 morti al giorno, è una strage quotidiana. Nessuno lo diceva. E Quindi, stiamo parlando del 42% di anziani in più, cioè,
non è un dato del 2-3%. No, era una differenza notevole. Quindi è proprio una differenza di narrativa tra, diciamo, il terrorismo che abbiamo avuto di recente e il silenzio totale che c'è stato in anni non lontani, insomma, 2016-2017 non è mica quando eravamo piccini tutti, insomma, è stato poco tempo fa. Ma secondo te era la prova di quello che sarebbe successo? Hanno fatto la prova, come una prova teatrale? Ma non saprei, questo non saprei proprio. Andiamo avanti. Allora, questo è il grafico di Firenze, io sono di Firenze, forse qualcuno se ne sarà già accorto. Allora, Firenze, come vedete, non ha avuto niente di particolare, cioè il picco sempre del 2016-2017 è stato del tutto paragonabile a quelli successivi. Andiamo ancora avanti. Ecco, questo è Bergamo. A Bergamo è successo qualcosa che non è successo da nessun'altra parte. Cosa è successo a Bergamo? E parlo di Bergamo, Brescia, Piacenza, Pesaro, cioè ci sono le città dove è successo un fenomeno particolare. Quindi qui si può vedere che c'è un divario enorme tra la mortalità media degli ultimi 10 anni e quello che è successo in un singolo mese. Andiamo alla slide dopo. Allora, questa è una ricerca pubblicata su Tumori Journal, una rivista internazionale prestigiosa, ma una ricerca italiana, come vedete i nomi sono tutti italiani. E praticamente cosa hanno fatto questi oncologi? Hanno salvato nel 2019 delle provette di sangue di malati, purtroppo di cancro, per studi successivi. Okay? Nel 2021 gli è venuta la curiosità, ma andiamo a cercare gli anticorpi per il SARS-CoV-2? E li hanno trovati. Ora traduco dall'inglese: rilevazione inaspettata di anticorpi del SARS-CoV-2 nel periodo prepandemico in Italia, e si parla di settembre 2019. A settembre 2019 in Lombardia il 53,2% di questi campioni ematici era positivo al famoso virus, quindi se c'erano gli anticorpi nel sangue vuol dire che avevano già fatto la malattia, asintomatica, non lo sappiamo, non ci interessa, però quindi il virus già circolava. In particolare la maggiore concentrazione della circolazione del virus era nella provincia di Bergamo, settembre 2019. Slide successiva. Ricordiamo che la pandemia inizia nel 2020. Sì, quindi facciamo una cronologia. Settembre 2019 il 53% dei Lombardi ha gli anticorpi per il SARS-CoV-2, ok? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, non succede niente, cioè la mortalità non aumenta. A un certo punto, a marzo 2020, boom, il virus si sveglia e ammazza tutti. Ripeto, io non sono un medico, non sono qui a potervi dire il perché, però di sicuro qualcosa a febbraio, marzo 2020 è successo oltre alla presenza del virus, altrimenti non si spiega il fenomeno. Questo è un'analisi che viene fuori dai numeri, non da considerazioni mediche. Ripeto, non sono un medico, sono un ingegnere. Andiamo avanti. Ecco, questo è per far vedere che nel passato, questa è la mortalità italiana per tutte le cause dal 1980 in poi, ci sono stati altri picchi molto simili. Andiamo avanti. Avanti con la slide. Perfetto. In Francia vedete che i picchi recenti ci sono delle repliche anche in passato. Andiamo avanti. Lo stesso in Inghilterra, vedete che negli anni 90 ci sono stati dei picchi molto alti. Avanti ancora. In Belgio la Statbel, che è l'Istat del Belgio, dice che il tasso di mortalità in Belgio nell'86 era superiore a quello del 2020, quindi anche qui un'altra testimonianza che non è un fenomeno senza precedenti. Avanti. Questa è la Svezia di particolare interesse. Vedete che ci sono dei picchi negli anni 90 più alti di quelli recenti? In Svezia dove? Niente lockdown, niente mascherina, niente DAD, niente coprifuoco, niente Green Pass, aggiungete voi il niente che non hanno fatto lì. Allora, la Reuters dice che il coronavirus spinge le morti svedesi al valore più alto dall'aprile 1993. Questo significa che nel 1993 è morta più gente in Svezia. Andiamo avanti. Quel tipo lì era il capo dell'Istat svedese negli anni 90 e ha dichiarato una cosa fondamentale. Nessuno ricorda cosa successe all'epoca. Ci fu una brutta epidemia di influenza, ma questo non attirò molta attenzione. Questo a me ha fatto riflettere moltissimo. Cioè, successe un fenomeno peggiore, ma nessuno ne parlò. Avanti. Allora, l'Imperial College di London minacciò la Svezia e disse: se non farete lockdown moriranno 85.000 persone da qui a settembre, se farete lockdown ne moriranno solo 30.000, quindi
fate lockdown, ok? Non hanno fatto lockdown e ne sono morte solo 13.000 dall'inizio della pandemia a settembre. Quindi questo ha smentito interamente la narrativa del lockdown che salva le vite. Avanti. Se guardate, la Svezia ha avuto, questo è il grafico dei morti cumulativi, meno morti della media europea e ovviamente del Regno Unito e dell'Italia. Avanti. Avanti. Ecco. Allora, questi, il grafico in blu sono i morti italiani. Come vedete c'è stata una rapida salita da febbraio 2020 fino all'apice tra marzo e aprile. E i morti in Svezia sono cominciati un po' dopo e quello che io mi sarei aspettato, se la storia del lockdown fosse stata vera, è che i morti svedesi avrebbero continuato a salire, perché nessuno, non c'era nessuno a piegare la curva. Quando si è piegata la curva italiana, in pompa magna, tutti hanno detto, avete visto, le misure restrittive hanno piegato la curva. Allora io mi chiedo, cosa ha piegato la curva svedese? Si è piegata da sola. Andiamo avanti. Allora, la Svezia ha avuto il 33% di morti in meno complessivamente rispetto all'Italia, calcolandoli sul milione ovviamente, perché la Svezia è più piccola, non è che ha avuto meno morti perché è più piccola, ha avuto meno morti per milione, un tasso di mortalità inferiore. Avanti. Questa è fantastatistica, non prendetela sul serio, è un esercizio, è un puro esercizio. Se io prendo il 33% di morti in meno, cioè dico, se l'Italia non avesse applicato misure restrittive e avesse avuto lo stesso vantaggio della Svezia, e io tolgo il 33% dal picco del 2020, faccio pari col picco del 2016-2017. Questa è fantastatistica, è un mio personale esercizio, però magari vi fa riflettere. Avanti. A marzo 2020 la mortalità media di marzo nei 5 anni prepandemici è stata di 58.000 morti, la barra blu, ok? In realtà a marzo 2020 è morta tantissima gente, ok? La barra rossa. La differenza, quei 28.000 che vedete nella graffa, viene chiamato eccesso di mortalità, cioè le persone che sono morte in più e che non dovevano morire, non ci si aspettava che morissero. Di questi 28.000, quanti sono morti Covid? Cioè quante persone hanno ricevuto il marchio del tampone e quindi sul certificato di morte c'era quell'etichetta? Solo, dico tra virgolette, solo 12.400. Cioè questi 12.400 sono la somma di tutti quelli che giorno per giorno venivano annunciati come morti durante il mese di marzo 2020. Okay? Quindi la domanda è, se 28.000 persone sono morte in più rispetto agli anni precedenti, ma solo 12.400 di Covid, di cosa sono morte le altre 15.600? Questo viene chiamato eccesso non Covid e bisogna giustificarlo. Terremoti, alluvioni, guerre, nulla. Quindi ci deve essere un'altra causa. Avanti. Ce lo dice l'Istat, questo qui non è la mia opinione, questo qui è stato pubblicato dall'Istat il 4 maggio 2020. L'Istat ipotizza 3 cause per i morti in eccesso non Covid. 1, morti non diagnosticati, può essere, ok, ma saranno stati pochi, il tampone facevano a tutti. Crisi ospedaliero, che tradotto in italiano è ritardati o respinti dagli ospedali. Timore di recarsi in ospedali, che tradotto in italiano è terrorizzati dai media, ok? Quindi l'Istat ammette che le misure restrittive e il terrore dei media ha fatto restare le persone a casa che saranno morte di infarto e di tante altre cause semplicemente perché non si sono curate. Avanti. Questo ce lo certifica l'Università di Pavia, che nel 2021 dice che mancate cure per altre malattie, aumentate le morti non dovute al virus. Okay? Quindi sappiamo che chi non è morto per il virus ma è morto in più è dovuto alle mancate cure e qui specificano perché. 1,3 milioni di ricoveri in meno del 2019 nel 2020, 620.000 interventi chirurgici saltati, 750.000 ricoveri programmati cancellati, 550.000 ricoveri urgenti cancellati, meno 20% di pacemaker, meno 20% di interventi cardiochirurgici, meno 13% di ricoveri oncologici, 90 milioni di analisi laboratorio in meno. È chiaro che qualcuno ci ha rimesso da tutta questa storia, cioè sono prestazioni sanitarie in meno. Questo, dal mio punto di vista, giustifica nel solo del mese di marzo quei 15.600 morti in più. Avanti. Morti per overdose di droga negli Stati Uniti. Vedete che nel 2020 c'è stato un picco, la disperazione delle persone rimaste sole in casa. Avanti.
morti di alcol nel 2020, vedete che c'è un grosso scalino avanti, omicidi nel 2020, sempre negli Stati Uniti, un grosso scalino. Quindi queste sono statistiche degli Stati Uniti, non le abbiamo a disposizione in Italia perché Istat non rilascia storie delle cose del genere, ma se è successo negli Stati Uniti, molto probabilmente è successo anche in Italia. Ok? Domanda per Red e Silver, se ho ancora tempo, vado avanti, se no ci fermiamo. Siamo un po' fuori. Quindi, perfetto. Però è chiaro che il tuo lavoro è prezioso. È un lavoro immenso. Questo. È un lavoro immenso, è prezioso come il tuo, Silver, che tu cataloghi tutte le cose, anche perché per quanto siano i vincitori che scrivono la storia e dicono che loro erano i buoni e gli altri erano i cattivi, non so se vinceranno, Chi lo sa? E questi dati sono importanti. Sì, dipende anche da noi se vinceranno o no. Appunto. Noi li sappiamo questi dati. Sì, noi li sappiamo, ragazzi. Grazie Giovanni Trambusti. Grazie davvero.